Inaugurazione dell'anno accademico della Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di Finanza oggi all'Aquila, alla presenza del professor Intelisano, che ha tenuto agli allievi una lezione magistralis. 1.400 allievi presenti nella scuola di Coppito, vera eccellenza nel campo della formazione. Un terzo degli allievi sono donne. Oltre ai tre tradizionali corsi per formare futuri marescialli, ne esiste anche un quarto, riservato quest'ultimo a personale già in servizio, personale che decide di diventare maresciallo. Al momento a questo corso partecipano circa 200 finanzieri. A fare gli onori di casa il comandante della scuola, il generale Michele Carbone, che ha ringraziato il comandante in seconda della finanza, presente oggi all'Aquila, il generale di corpo d'armata Giorgio Toschi. Il generale Carbone ha ricordato l'innalzamento della didattica negli ultimi anni, grazie anche a docenti universitari qualificati e a magistrati che collaborano con la Guardia di Finanza. Carbone ha avuto parole di stima anche per il professor Antonino Intelisano, procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, che ha voluto condividere con la scuola aquilana la giornata di inaugurazione, con una prolusione più che autorevole. In città ormai è sempre più infuocato il dibattito sui sottoservizi, sta divenendo quasi una questione politica. Oggi ad intervenire sull'argomento è il vicepresidente vicario del Consiglio Comunale, Ermanno Giorgi, che dice: la realizzazione dei sottoservizi con tutto quello che ne deriva per residenti e commercianti è una questione importante e delicata, della quale, in virtù del suo ruolo di massima rappresentanza civica, il Consiglio Comunale ha il diritto, ma anche il dovere, di occuparsi. Ritengo pertanto, dice Giorgi, che sia la Presidenza, sia i singoli consiglieri abbiano il diritto di farsi portatori di istanze da parte dei cittadini, di chiedere al tempo stesso chiarezza e anche di vigilare sul rispetto dei tempi di esecuzione dell'opera, in ottemperanza del proprio ruolo e in osservanza delle prerogative loro assegnate dagli stessi cittadini. E allora Giorgi qui punzecchia Frattale. Mi pare evidente invece che quantomeno strida il doppio ruolo di Gianni Frattale, quale presidente dell'ANCE e imprenditore affidatario dei lavori. Nel ribadire, conclude dunque, il diritto a dovere del Consiglio di esercitare il proprio ruolo in questa vicenda, invito lo stesso Frattale, ove ritenesse di dover fornire risposte o chiarimenti, a farlo nelle sedi istituzionali opportuni, vale a dire il Consiglio o le commissioni. Questa l'ennesima puntata della querela sottoservizi. L'Aquila festeggia la riduzione della penalizzazione in classifica a seguito della sentenza della Corte d'Appello sul caso calcioscommesse. Nella giornata di lunedì i rossoblù hanno visto ridurre la penalità da 13 a 6 punti, passando dal terzultimo posto al decimo, uscendo così di fatto dalla zona retrocessione. Decisivo il ricorso presentato dai legali del club aquilano, Flavia Tortorella e Carlo Celani, che hanno focalizzato l'attenzione sull'interruzione del rapporto di lavoro tra l'ex responsabile dell'area tecnica Ercole Di Nicola e l'Aquila, avvenuta il 21 febbraio 2015. I giudici della Corte hanno accolto la tesi dei legali rossoblù. Infatti, i 7 punti di riduzione riguardano proprio le 3 partite successive a quella data: l'Aquila Tutto Cuoio, l'Aquila Sant'Arcangelo e Barletta Catanzaro. Intanto la truppa di Carlo Perrone continua la marcia di avvicinamento al match di domenica a Sant'Arcangelo. Sfida delicata soprattutto dal punto di vista mentale, dopo il sollievo appunto per la riduzione della penalizzazione. Il rischio è di un calo di tensione che il direttore sportivo Alessandro Battisti spera di evitare. Non c'è questo rischio, perché comunque sappiamo che il cammino è ancora lungo e difficile. Abbiamo tutti gli scontri diretti più importanti fuori, a cominciare da quello di domenica, e per noi è un crocevia fondamentale, quindi abbiamo parlato con i ragazzi e questa è una settimana da curare al 1000 per 1000, perché sarà una partita molto molto importante. Sul fronte formazione l'Aquila dovrà fare a meno ancora una volta di Emanuele Pesoli, alle prese con un problema al flessore. Emergenza in difesa, dal momento che mancherà anche Giordano Maccarrone, causa squalifica. Ecco che quindi si candida all'esordio in maglia aquilana l'ex crotone Luca Bruno, che sarà in ballottaggio con Sanni per la maglia da titolare nel trio completato da Cosentini e Piva. Il bando di concorso per la
decima rassegna musicale a DSU L'Aquila. L'azienda per il diritto agli studi universitari dell'Aquila, in collaborazione con il laboratorio culturale Dietro le Quinte, promuove la decima edizione della celeberrima rassegna musicale. In premio un buono da 1.200 euro da spendere a fini artistici e promozionali. La rassegna, si ricorda, è aperta a singoli artisti o a gruppi musicali emergenti, con almeno all'interno un componente iscritto ad una facoltà dell'Ateneo dell'Aquila, al Conservatorio Casella o all'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila. La richiesta di partecipazione deve pervenire necessariamente entro lunedì 2 maggio all'indirizzo decima rassegna musicale di DSU L'Aquila, azienda per il diritto agli studi universitari, Palazzina D, presso ex caserma Campo Mizzi, 6700 L'Aquila. La busta dovrà essere chiusa e contenere come richiesta di partecipazione, oltre alle generalità anagrafiche, curriculum e repertorio, il recapito del referente, ma anche una registrazione demo su CD contenente almeno 4 brani propri o cover, oltre a una scheda tecnica del gruppo. La giuria, nominata dalla DSU e dall'Associazione Culturale Dietro le Quinte, esaminerà le candidature e selezionerà 3 gruppi che si esibiranno nel concerto finale del concorso, che si svolgerà lunedì 16 maggio alle ore 21 presso il ridotto del Teatro Comunale dell'Aquila. La produzione di brani propri ed inediti sarà titolo preferenziale nella selezione delle candidature. Durante il concerto ciascuno dei 3 gruppi avrà a disposizione un tempo massimo di 30 minuti per l'esibizione. La giuria a fine concerto sceglierà il vincitore, che si aggiudicherà il premio da 1.200 euro da utilizzare a fini artistici e promozionali, e comunque tutti i gruppi riceveranno una targa ricordo e la registrazione video del concerto finale. La partecipazione alla rassegna musicale è totalmente gratuita, così come gratuito è anche l'ingresso al concerto conclusivo.